Avevano scelto una piccola area verde del quartiere Torrione a Salerno, a ridosso della sede del Reggimento Cavalleggeri Guide e di una scuola per trascorrere la notte. Lo facevano all'interno di un vero e proprio accampamento allestito sotto l'incredulo sguardo di residenti e passanti. Vivevano in condizioni disumane, tra rifiuti di ogni genere. Erano in quattro, tre uomini ed una donna, tutti di etnia rom. All'alba il blitz del nucleo decoro ed igiene urbana della Polizia Municipale di Salerno agli ordini del tenente Carmine Novella. Le quattro persone sono state sanzionate per bivacco, vietato in città da un'ordinanza comunale. I tre uomini sono stati anche deferiti all'autorità giudiziaria perché inottemperanti al foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno a Salerno. Due parcheggiatori ed otto persone intente ad attività di accattonaggio nei pressi di attività commerciali intanto sono stati sanzionati. E sempre la Polizia Municipale, su segnalazione di alcuni cittadini, ha effettuato, congiuntamente al personale del Servizio Igiene Urbana del Comune di Salerno, Salerno Pulite e Salerno Bacino, attività di bonifica in alcune aree delle zone collinari del capoluogo, trasformate in vere e proprie discariche a cielo aperto, in via Foardo, in via San Luca, in via degli Etruschi. Analogo intervento anche in via Irno, all'altezza dell'incrocio del rione Calcedonia. Nel contesto di queste operazioni è stato possibile risalire, attraverso l'ispezione delle buste, a due responsabili degli abbandoni, che saranno sanzionati con una multa di 500 euro.